Con il detto non è mai troppo tardi, il super campione di atletica Master Giuseppe Ottaviani compie oggi 103 anni. Per la prima volta ha deciso di festeggiare l'importante traguardo in relax nella sua tanto amata Sant'Ippolito, insieme alla famiglia e ai suoi compaesani, ai quali sarà offerto un caffè nel bar di Via Raffaello. Ottaviani vanta di tanti traguardi raggiunti lungo la sua vita. Uno di questi è la passione e la voglia di mettersi in gioco ad un'età straordinaria che lo ha reso protagonista di numerosi successi in ambito sportivo, avvicinandosi all'atletica nella quale rimase folgorato all'età di 70 anni. Grazie alla spinta dei suoi fratelli inizia ad allenarsi quando la maggior parte dei suoi coetanei tirava i remi in barca. I record e le medaglie vinte da quel momento sono tante dai successi ottenuti, tra cui 10 medaglie d'oro ai mondiali indoor di Budapest nel 2014, 3 volte salito sul gradino più alto del podio agli europei di Madrid nel 2018, esattamente nel salto in lungo, triplo e nel peso, più altri 2 titoli ai mondiali di Malaga nel settembre scorso. Il 27 marzo invece è stato anche insignito del titolo di Commendatore della Repubblica. Qual è il segreto del suo successo? Sarà una salute di nervi, per chi c'ha la calma, una salute particolare, ma però ci vuole costanza, ci vuole tranquillità, ci vuole passione, ci vuole tante caratteristiche, no? Perché se no non facciamo niente. Dico, la vita è bella, per quello che devi fare, anche se ti piove addosso. Per tutti gli atleti all'ascolto in questo momento, c'è un messaggio che vuole trasmettere? E adesso c'è tanto da trasmettere, soprattutto di dire fare ginnastica tutti i giorni, ginnastica, non competizione. Atletica è una fatica, c'è dei giorni che va meglio, dei giorni che va meno bene, è come la vita. Fino a 100 anni si gareggia bene. Fino a 100 anni, se una salute anche dopo. A festeggiare il grande traguardo di Ottaviani sono stati tanti cittadini arrivati nel bar del paese per congratularsi con il super campione, offrendo a loro un caffè in amicizia. Bye bye, che vuol dire ciao ciao. Bye bye.